sempre emozionato e mi emoziona. E anche questo tuo andare, come dici tu, oltre, ma in realtà non vai oltre, perché arrivi a ciò che c'è veramente dietro al romanzo, che tenta con degli esempi di indicare ad ognuno una possibile via di fuga dalla mostruosità. E quindi quando tu arrivi fino alle piaghe contemporanee come la droga, eccetera, stai arrivando a quello che in fondo vuole fare il libro, suggerire delle mostruosità da cui fuggire. Quindi arrivando a una delle maggiori, credo che tu vada proprio nel segno, colga gli aspetti salienti del discorso. Leggerò anch'io un brano e poi chiederò a Mauro, perché diceva prima che aveva piacere di fare alcune domande, diciamo così, e quindi magari attraverso le sue domande andremo un poco più dentro al romanzo. Il romanzo inizia così. La banchina della metropolitana era semideserta. Un'afa martellante mi ricordava che agosto era alle porte nella Milano senza tempo e che io sarei rimasto lì a consumare i viali lussureggianti che acuivano ogni solitudine per trovare il mio primo vero lavoro e forse riuscire a pubblicare la raccolta di poesie che andava pian piano definendosi, sebbene quei versi sembrassero non interessare a nessuno. Guardando i binari, sentivo una sensazione che scuoteva dal profondo e atterriva. Quel fossato dinanzi appariva un fiume dove sarei potuto annegare chissà per quale fatalità. Tra un po' l'anaconda sarebbe arrivata come una lingua di fuoco, sorgendo dal suo abisso oscuro, fiutando le prede da lontano, aspettandosi di trovare un'ennesima vittima sacrificale. Sempre puntualissimo quel mostro metallico. Quale giorno sarei finito tra i suoi arredi?